appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. E ora ascoltiamo le note dell'inno australiano. Ottima esecuzione ed ecco che arriva la replica. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Il mio voto va a Ugo Lloris, un portiere bravo e molto esperto. Fa sempre la scelta più corretta, è molto freddo tra i pali ed è dotato di ottimi riflessi. Fabio, ho un po' di esperienza tra i pali e devo dire che questo è davvero un ottimo portiere. Sono d'accordo. E immagino che saranno d'accordo anche molti tifosi di questa squadra. E dunque, calcio d'inizio. Hernandez. Mbappé. Hernandez. Lungo passaggio in avanti. Niente da fare, palla davvero irraggiungibile. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Ottima giocata. Pogba. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Pallone regalato agli avversari. Guadagna metri. Provano. E ora un duello tra lui. Prova a superare il portiere. Ottima idea, pessima esecuzione. Ha fatto bene a provarci, ma il risultato non è stato quello sperato. Bell'intervento del portiere. Pogba. La Francia cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Hernandez. Cambia gioco. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Cerca l'uomo là davanti. Qui può partire il contropiede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Non impensierisce la difesa. La Francia non ha mai trovato neanche la via per arrivare alla rete fino a questo momento.
vuole la profondità. Miracolo di Lloris. Che grande parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Allontana la minaccia. Colpisce il pallone. Tenta di allontanare il pallone. Palla al centro. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Giroud. Griezmann. Kimpembe. Contrasto in scivolata. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Cruze. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Robby Kruse prova a prolungare. Allontana il pericolo. Mbappé. C'è Giroud. Così senza varchi non avevano alternative. Giroud. Giroud. Salva Ryan. Si esprime in un buon intervento. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. Allontana la minaccia. Ecco il filtrante per Pogba. Pogba! E c'è il gol della Francia! Troppo solo! Cosa possiamo aggiungere? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Dunque. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Baltiro! Beffa l'estremo difensore! Riescono quindi a pareggiare, tutto da decidere. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Perfetta parità dunque.
Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Hernandez. Mbappé! Passaggio intercettato. Opportunità di ripartire. Tentativo di allungare il gioco. Prova la giocata di misura. Robby Kruse riceve in posizione interessante. Deve buttare dentro un cross. Allarga il gioco. Kruse ha la possibilità di andare verso la porta. La loro manovra offensiva punta tutto sui cross in area. È una strategia efficace, ma credo dovrebbero variare un po' il loro gioco. Può essere una soluzione per i minuti finali, quando cerchi il gol disperatamente, ma non può impostare tutta la partita su un'unica soluzione. Anche perché le fasce laterali si possono sfruttare in molti modi, per puntare gli avversari, per creare spazio al centro per gli... L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. C'è un perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 il primo tempo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Kruse. Prova a metterci il piede e l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Decide di sfruttare la fascia. Kruse. Pallone in mezzo. Qui cercherà il tiro. Bel tiro, ma sul portiere. Bel tiro, ma troppo centrale. Pogba. Pavard. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Si ferma qui la manovra. Alla peggio nello scontro di forza. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Ecco il tiro! C'è la palla lunga, in avanti. Mbappé. Pogba. Gioca con un pallone lungo e c'è una palla filtrata. Pogba non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. Tenta di scavalcare la mediana. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Decide di cambiare fascia. Buono l'appoggio. Cambio di lato. Gioca una palla lunga. Cerca il numero. La mette al centro. La palla oltrepassa la linea e l'arbitro indica la rimessa. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Con questa serie così lunga di passaggi possono correre dei rischi. Kanté.
Rabiot. Cerca spazio per l'affondo. Griezmann. Pogba. Passaggio in avanti. Pogba. Griezmann. Pogba. Autore di una rete in questa partita. Rafael Varane. Pavard. Grande prova di forza. È in posizione per il cross. Palla allontanata senza troppi complimenti. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. L'avversario ha avuto la meglio. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Allontana il pallone. Palla riconquistata immediatamente. Kruse. La cross in mezzo. Prova a tirare. Tiro davvero da dimenticare. La difesa l'ha pressato stretto, impedendogli di calciare liberamente. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Rabiot. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. L'appoggio sulla fascia. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ottima la pressione difensiva. Manca pochissimo alla fine. Giroud salva Ryan. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Che tipo di partita hai visto? Hanno offerto una prestazione troppo scialba, come se volessero portare a casa la vittoria con il minimo sforzo indispensabile. È giusto che finisse in parità. La nostra telecronaca termina qui. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie Fabio, alla prossima!